Ed ora continuiamo col Maurizio, nostro... Maurizio! Ma si mette insieme? Ma è che te lo sì! Ma guarda, buonasera, buonasera! Buonasera, buonasera, buonasera. Ma la tita la sera che c'è? Ma in terra? Ma guardati che roba! No, Michele, ma scusa, ma se andai fino all'ospedale a cercare! Ma sì, all'ospedale! E voi non teniamo là! Sì, ma io ti ci avrei tenuto! Allora, cosa? Ma lo sai che sto presentando uno spettacolo, ci sei anche tu, secondo me? Sì, è una cosa abbastanza faticosa. Perché facciamo uno spettacolo qui? Ah, come amore. Boh, sumo a posto. Sumo a posto. Perché vada, mi aveva fatto un discorso, ma siamo pronti, vada. Guarda che bella sorpresa. Hai fatto la manicure. Ma no, ma se capì, guarda che sorpresa. Guarda. No. Sì. No. Sì. No. Ma sentite, sì. Se te scusate. Con una donna. Ma perché ti cugna su un quinto che sei sposato con uno? E io sì. Chi è che è? Mia sorella. Ma perché tu sei quel solito compagno? Vabbè dai, no, sì. Era una battuta, Michele, dai, almeno alleggeriamo un po'. Ma dimmi, dove hai trovato la tua dolce metà? In tuo giornale. Cugne. Ma se capito? No, ho capito bene. Ma no, quel giornale che ti le stica, ti ho scorso sotto il letto. Michele, per favore, io non leggo nessun giornale che nascondo sotto il letto. Oh, là, che giornale era, sentiamo? Donna Moderna. Perché tu leggi Donna Moderna? No, Melies, no Donna Moderna. Lei che mia madre la manda la pitnera e poi la pia Donna Moderna e la porta a casa. Ho capito. E prendo, la prende in prestito. La pia in prestito, esatto. Sì. E me, sai, guardi le prime pagine, ma soprattutto le ultime, né? Che ne senti, gli annunci. Ah, gli annunci. Circa, sì. Insomma. E ne ero io che, guarda, gli ero scritto. Donna cannone cerca uomo pistola. Ah, ho capito, hai risposto e ti sei sposato. È chiaro. È pistola, guarda. No, era il tuo annuncio, no, Michele. Era il tuo annuncio, Michele. Guarda, per un'altra più sensibile. Ne ero io donna cerca uomo. E al giorno d'oggi. E perché niente di personale? Al giorno d'oggi. Vabbè, però senta chi ne senta. Dote 5 milioni di euro. Piccolo difetto, figlio. 5 milioni di euro. Piccolo difetto, figlio. 5 milioni di euro. Piccolo difetto, figlio. 5 milioni di euro! Un piccolo difetto fisico! Capì, Michele! Ma cosa vuoi che sia un piccolo difetto fisico? Ma confrontaci un milione d'euro! Infatti, nel posato! Ma hai fatto bene, ma l'avrei fatto anch'io, ma di cosa? E se fai che sia per 5 milioni d'euro e così sono un legge d'euro! Ha un occhio di vetro? Vedere, vedere che proprio dotti. Cristallo di Boemio, 18 caratti, da che si piace il cristallo? Sì, papi. Michele, non veniva. No, ma mi dato per 5 milioni d'euro, poi vado, meglio non guardare il giardino. Vado se puoi guardare l'ombra di... Ma che fai bene, ragazzi? Oh. Perché? È la gamba di lei? Lei. Lei è per modo di Mogono Palissandro, ha le stesse ditte di mobili e le stesse delle arriva tecnologia giapponese, né? Puliviti, puloni, transistor, e li vede già su e le va fiora da belle parole. La donna? No, la gamba. Ma lei è una gamba in gamba, né? Ah, certo. Non prendermi in giro per piacere, vabbè. Cosa vuoi mai che ti dica, Michele? Che l'importanza è voi di becchi. Guarda, però... Michele. L'importante volessi dire. Certo, però bisogna avere cerne, eh? Ah sì? Perché me del prendito non si è sposato, o dove in legge? Culbo. E che dico, donna, se te permette schissami i cali con quella gamba di lei, te pico un catafinca che scappa di te! Sì, la di intera, perché cala la di intera? Intera. Tirale per modo di manca Volkswagen, la gai cincumarsi che si opera! Di noi che c'è così la bafera da bene per me! La donna! No, la intera cura che ha! Vai Michele! E poi parte! La sta tanto bene con cura di te!
E di che ti doni con sulle polizze? Ma da perché la metà non è che non vede sui le polizze? Scusi un attimo. Che si vede che sulle polizze? Che ne lascia? No, lascia. Ma che ti prego? Ma vado, Michele, vieni qua. Stai tranquillo. Ho capito, bastava dirlo. Ah, la parrucca, perché è di moda, ma sotto ha qualcosa. Sì, i peggio. Pelata. Pelata è per modo di... A lei mi piace da bigliare. Comunque le pratiche, eh? Perché mi manca il mal mai. E più fiero il menapo stingo io offro. E il bisogno sono scifiati in tuo cranio e le pataplaf. E la sta in tel mar. La galleggia. La parla una boa, guarda. Non sono salvato io qua. Michele. Oh. Ma oltre a queste piccole cosucce, questi piccoli difettucci, tua moglie avrà qualcosa di bello, no? Sì, vada. Oh, e in cammino per fare da spavento voglio che te ne non dice niente. Alla gamba un carattere. Carattere. Carattere è per modo di. Tanto lo sente, no? Le sud. No, sud. Le sud è per modo di. Perché tanti che si sono sentiti, le finisco con le risposte. Le mute! No! Sono già le 10:15, lo spettacolo deve andare avanti. È stato 10:15, te l'ho appena detto. Le tardi, no, oh, meno male, te ne vai. Guarda perché? Quella donna che aspetta un fiore. E te fai un fiore con la tua donna? Sì, perché? Ma ti dico che ti fai un fiore con la tua donna? Mica no. Spavo un fiore con la mia donna, scusa, no, 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 va bene, ho capito. Non mi fai un fiore con la tua donna, no, mi no, ma non arrabbiarti sempre, ho capito. Allora adesso prendi e vai all'ospedale. Ospedale per modo di... Ma come per modo di... Ieri all'ospedale. E poi tu sei, il dottore fa il consulto e visto che sta gamma donna, la chiedo. E lui ci vede a portare di cristalli 18 gradi, le gambe zenne, c'è un gesso punese con i piedi pulori di resistono, e la vita è amata con lo sbaglio. Vabbè, e lui mi ha mandato in 3 mesi in croce. Culpo. Sì. E mi mandi cara al meccanom. Ma se era mica zapponti in un'officina meccanica. E te sai che fai? Mi sa che fai, ho buttato chita degli inutili Giorgio, perché? Ma dai, Michele. Vabbè, chiudiamola qua, Michele, chiudiamola qua. Dimmi una cosa che non mi hai ancora detto, la cosa più importante. Desidereresti avere un maschietto o una femminuccia? Posti che non hai pensato. Ma come non ci avevi pensato? È la prima cosa da pensare. Comunque, visto in condizione della donna, se vi spiego una macchina te la vado a vedi stessa. Ciao!